Pucciac si gira, vai. Pucciac. Siamo pronti? Qui abbiamo il famoso pomodoro. Pomodoro. Pomodoro? Pomodoro. Pomodoro? Pomodoro. Pomodoro? Pomodora. Gianluca. Pomodori verdi fritti. Scusa, ma tu non eri Giampaolo? Giovanni Paolo. Ah, Giovanni Paolo, scusa. Come il Papa? Prima del Papa. Prima o dopo il Papa? 23-1-59. Sei del 50... Giovanni Paolo. 59, è una pessima annata per il pomodoro. Giovanni 23. Comunque abbiamo salutato il pomodoro con il nostro caro amico. Ma stasera il tema della serata è il caco. E volevo chiedere al nostro... Tu cachi, no? Noi l'avevamo già affrontato questo argomento. No, scusa, io volevo sapere. Tu cachi? Pucciac si gira, vai. Pucciac. Cachi. Ok, allora il loto, questo sconosciuto. So che tu sei molto preparato in botanica e ti avevo pregato di farmi sapere qualche notizia su caco. Che in italiano è cachi? Invariabile. Invariabile, quindi il pero fa la pera, il melo fa la mela, il fico fa... eccezione, ma anche il cachi allora? Il cachi fa il cachi. Ok, ce ne vuoi parlare? Diosporus. Nome latino? Che poi è parente dell'Ebano, fra l'altro. Addirittura, ma è di origine asiatica? È lebanese. Sì, no, ma anche in America. America del Nord c'è una varietà diversa, anche là ce l'hanno, diverso però. Quindi come cachi in America non si fa da nessuna parte? Già gli indiani c'avevano sti cachi. Anni. Infatti si sono estinti per dissenteria, mica perché sono stati gli americani. No, vabbè, c'era un problema perché poi li palleggiavano molto. Gli poi americani... ci sono quelli duri, quelli mosci. Molli, vari tipi. Sì, i coloni inglesi si arrabbiarono molto perché gli indiani non pagavano le loro tangenti, ecco. E gli offrivano questi frutti, quelli dicevano cachi in mano, non servono. Volevano qualcosa di più. Si sono sentiti... Cagati in mano. Ecco. Oh, ecco. E altro, qualche altra notizia? Pucciac si gira, vai. Pucciac. Sono diuretici, sono cachetici. Lo sai che non si dice curry, si dice curry. Perché? Perché se ne consumi tanto, poi curry. Ah, curry. Il solito boss. Va bene. Pucciac si gira, vai. Pucciac. Quindi? È ricco di tannini. È ricco? Ricchissimo. Tanto che addirittura... allappa. Allappa? Tu allappi? Ogni tanto. Lei allappa? Io allappo, tu allappi e gli allappa. Scusi Dora, ma lei che ha la faccia allappata, allappa? Io allappai più di 20 anni fa. Sei rimasto scioccato? Sì, e da allora poi non ho allappato più. E abbiamo il nostro amico Inge. Non ti chiederò se allappi, non ti chiederò se il pomodoro, non ti chiederò se cachi, lo mangi? Lo mangi? Lo caco. Solamente, senza mangiarlo. E come fai? Cioè, gli dai confidenza? Lo prendo. Ah, ecco. Abbiamo un amico sulla tua gamba, sul tuo ginocchio destro. Ce lo vuoi presentare? Lui sta cercando di cacare sul mio ginocchio destro. Pucciac si gira, vai. Pucciac. Ma perché ha mangiato il loto? No, il caco. Il pomodoro, soprattutto se acerbo, è un ottimo rimedio per questo problema. Ma questo a mo' di tappo. Sì, ma San Marzano. Qui volevo, hai già mangiato, perché stasera abbiamo mangiato cosa, Nino? Qualcosa di cacchetico. Stasera cosa abbiamo mangiato? Che soprattutto ci è piaciuto. Abbiamo fatto il minestrone che era dietetico, diuretico, cacchetico. E questo trittico di proprietà taumaturgiche è servito perché siamo ancora in vita. Si spera. Siamo in vita. Pomo broro. Abbiamo consumato questo eccellente brodo vegetale con pasta, erano ditalini lisci. Ci siamo fatti una valanga di ditalini. Possiamo sentire qualche gemito? Erano là fuori. Molto bagnati. Ci fate qualche gemito? Adesso dove ci troviamo e perché ci troviamo qui? E abbiamo fatto un girettino. Cioè, siamo scesi, siamo andati a trovare i vecchi amici, non di Monte Carlo, ma dei vari bar. Dei vari bar, e abbiamo distribuito qualcosa di cacchetico. Perché non è giusto che solo noi abbiamo qualcosa di cacchetico. Giampaolo, che è il più cacchetico di tutti. Ve lo presentiamo. Il microfono lascio perché... Lo voglio mangiare per digerire prima, così cacco. Non cacco. È un ragazzo che ha problemi. È un ragazzo che caga. Seri problemi. Va bene.
bene, dopo tutta questa... Io volevo dire una cosa, che io volevo ringraziare un sostegno forte che ho avuto stasera. Non ero solo, io ero Cucchiara stasera. Ah, eri con Cucchiara. Ma non c'è un cantante, Tony Cucchiara? Sono io. Ah, sei tu. Allora, con Tony Cucchiara... Aspetta, io in realtà il vero nome è Tony Cucchiarella. Datemi una mano a Cucchiarella. Allora, con la mano a Cucchiarella, a Tony Cucchiara, ci salutiamo, ci vediamo settimana prossima a Bodeghero con... Pomodoro. Pasta, Pomodoro. Sì, pasta e pomodoro. Pasta, Pasta con la pa 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 pa. La patana. Ah! Ecco. La purchiocca. Mana prossima. I taloni. Come? Capatana. Gli italiani erano veramente squirtiti, Chiudiamo con la ricetta del caco al limone. La ricetta è un caco bello moscio maturo, aperto col limone di Sorrento. Però se lui mi aiuta, a Pagani lo chiamano testa di legno, una cosa di questi, in dialetto. Negna santa, bravissima, bravissima. Non me lo mangio perché sennò cago addosso a lui. Se non vuoi con Mariuolo, diciamocelo. Va bene. Quello degna santa. E io lo moscio col limone. Allora, ditalini. Ditalini, caco al limone, patana. E l'ignisand. Ah, l'ignisand, l'addizione. Grazie. Gianpaolo, se tu non ci fossi, dovrebbero inventarti. Dovrebbero inventarti, ma sicuramente nessuno ti brevetterebbe. Grazie, ciao. La settimana prossima, viva la patana!